russa da poco, ha riflettuto a fondo sulla vocazione e la missione della famiglia nella vita della Chiesa e della società contemporanea. È stato un evento di grazia. Al termine, i padri sinodali mi hanno consegnato il testo delle loro conclusioni. Ho voluto che questo testo fosse pubblicato perché tutti fossero partecipe del lavoro che ci ha visti impegnati assieme per 2 anni. Non è questo il momento di esaminare tali conclusioni sulle quali devo io stesso meditare. Nel frattempo però la vita non si ferma, in particolare la vita delle famiglie non si ferma. Voi, care famiglie, siete sempre in cammino e continuamente scrivete già nelle pagine della vita concreta la bellezza del Vangelo della famiglia. In un mondo che a volte diventa arido di vita e di amore, voi ogni giorno parlate del grande dono che sono il matrimonio e la famiglia. Oggi vorrei sottolineare questo aspetto, che la famiglia è una grande palestra di allenamento al dono e al perdono reciproco.